Ciao a tutti dalla cucina della bionda svampita. Volevo parlarvi di Hellraiser 2022. Dunque, io li ho visti tutti gli Hellraiser, anche quelli in inglese, e uno di questi è stato sputtanevolmente copiato in A Ghost Stories to Tell in the Dark, o A Ghost Stories, con l'attore che faceva Watson in Sherlock della BBC, ora non mi ricordo il nome, perdonatemi. Quella storia lì è una delle varie storie di Hellraiser. Credo fosse il 5, non me lo ricordo. L'ho visti tutti, però, anche quelli stranieri. Quello che io non ricordo assolutissimamente era se tramite il cubo e l'offerta che facevi, l'offerta era un corpo, la morte di qualsiasi essere, tra virgolette, che fosse in vita o comunque che si muovesse e deambulasse, o un'anima. Mi sembra che fossero le anime che dovevi dare. Quindi, quando in questo Hellraiser ho visto la ragazza uccidere, ferire con il cubo, con la scatola di Lehman Shard, che non è mai stata chiamata scatola di Lehman Shard, addirittura se non erro nel Hellraiser 3 o 2, non la chiamano di Lehman Shard, la chiamano scatola di Lehman o di Manshard, non me lo ricordo, ma cambiano nome. Però ci sta perché passando nei secoli, quello che una volta poteva essere in un modo, dopo diventa in un altro, come Aspirina C, no? Che la Bayer ha cambiato nome dopo che faceva il gas per gli ebrei nei campi di concentramento, no? Lo Zyklon B, la Bayern l'ha fatto, aveva un altro nome all'epoca, poi divenne Bayern e noi prendiamo le loro aspirine. Voi, io no. Comunque, dunque, di questa storia cosa ho apprezzato? Il fatto che anche una persona che non conosce tutto di Hellraiser, che non li ha mai visti neanche uno, possa capire bene o male il meccanismo. Questa scatola si apre, ferisce, prende l'anima della persona il cui sangue è entrato dentro e mano a mano cambia composizione fino ad arrivare all'ultima per esprimere il desiderio, che è sempre una sola, perché i desideri di questi personaggi, di questi dei o demoni, sono secondo la loro percezione della bellezza, la loro percezione del piacere, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, esprimono un desiderio un po'. Ti esprimono un desiderio, ti avverano il desiderio un po' a cazzo, cioè a cazzo, come loro, secondo loro è. Quindi, ti ferisci, cioè ferisci una persona, questa persona il cui sangue è entrato nella scatola donerà l'anima, eccetera, eccetera, eccetera. Cenobiti, io mi ricordavo anche che si parlasse di supplizianti, viene detto solo la parola cenobita, non viene mai nominata la scatola di Lehman Shard, però bene o male si capisce la storia. Pinhead, anche in altri Hellraiser, non era lo stesso attore, ma era una donna, è stata anche una donna in un altro Hellraiser, ma io li ho visti tantissimi anni fa, ero più che fan, mi piacevano molto, mi piaceva la storia. In questo caso la cosa che mi è piaciuta è stata che c'è una ragazza in tipico stile anni 2020, ossia queste ragazze che sembrano ragazzi. Eccoli, mi vengono a prendere perché ho detto quello che non dovevo dire, perché gli uomini che sono uguali alle donne, le donne sono uguali agli uomini, quindi ok, mi sono salvata. Adesso bisogna dire così, altrimenti siamo tutti quanti, insomma, fascistoni, no? Questa ragazza è un carina, nel senso, secondo me, se l'avessero fatta sembrare più una ragazza sarebbe stata un po' più carina. Ha dei bellissimi occhi grandi. Mi è piaciuta. Il rapporto che ha col fratello è un po' conflittuale perché lei, praticamente, aprendo questa scatola, fa ferire il fratello e se lo portano via. E quindi lei vorrebbe arrivare fino all'ultimo, ma non sa come perché non può donare ai cenobiti le anime delle persone, perché comunque lei è una brava persona, non è che. Perciò, durante tutto questo trambusto di gente che muore strappata dai cenobiti, massacrata, spellata, ciancicata, a un certo punto lei girerà questa scatola con questo aculeo verso uno dei cenobiti, pungerà lui e sarà preso lui al posto di una delle varie anime.
Allora loro non hanno più l'anima. Com'è possibile questo allora? Questo è già un errore molto grosso. Un altro errore grosso che ho trovato, vabbè, a parte il fatto che i vecchi film erano molto più splatter, si può dire, sanguinosi, sanguinolenti, perfetti. Non erano troppo disturbanti perché poi appunto se uno li vedeva negli anni 90 era un conto, quando uno li vede già dagli anni 2000 in poi non sono più disturbanti. Però sanguinolenti sì, con tutto che avevano molte meno tecniche per poterlo fare ed erano sicuramente molto film che ti tenevano teso perché tu sapevi che c'erano loro ovunque, non sapevi mai quando ti prendevano. Non era detto che appena ti ferivi ti prendessero subito. Era a livello di tensione era perfetto. In questo caso qui no, perché a volte ti prendono subito, altre volte come succede a lei no, perché è la protagonista, deve vivere fino alla fine, quindi ovviamente quando si ferisce lei dobbiamo aspettare che ferisca altre 200 persone e ok, mi è piaciuta molto la casa fatta come la scatola di Lehman Shard, che tiene fuori o dentro imprigionati questi demoni. Quello che non mi è piaciuto, ripeto, è che sono persone vestite in cosplay. Sono dei vestiti, si vede. Non sono fatti bene per niente. Non è computer grafica, ma è fatta male uguale, perché sono dei cosplay. Io per tutto il tempo non mi sono spaventata per niente. L'unico momento in cui mi sono spaventata è stata una specie, tra virgolette, di jumpscare, quando passa un camion al volo, un furgoncino al volo, a momenti investe uno dei personaggi. Lì ho fatto così, jumpscare. Buh! E ti metti paura per forza. Basta. Non ci sono jumpscare, non c'è tensione, non c'è un cazzo, non c'è sangue, non si vede. Si vede strappare solo un cenobita, gli esseri umani non vengono strappati. Io non capisco, spesso e volentieri dalla scatola di Lehman Shard uscivano fuori le catene che strappavano le persone. In uno degli Hellraiser addirittura la nostra protagonista va fino all'ultima configurazione, quindi chiede tra virgolette udienza a Dio, perché poi diranno Dio, anche mi sembra nei vecchi Hellraiser viene detto Dio. E lei nel film vecchio riesce a riportare indietro, se non erro, il fidanzato. Si mette addosso addirittura la pelle della matrigna. Cioè, ragazzi, è il 2 questo, se non erro, non è il primo. Ma comunque, in uno dei vari Hellraiser c'è addirittura una ragazzina autistica che riesce a sbloccare la scatola, alla quale non verrà fatto alcun male. Perché non si capisce molto bene come funzioni la scatola. Ha un funzionamento tutto suo. Qui si è trattato di alcuni cosplayer e di donare le anime e non ai demoni. Quindi no, non ho apprezzato perché non è stato minimamente all'altezza delle aspettative, ma minimamente proprio. Vieni, ecco la nostra valletta che mi viene a ricordare che devo prepararle la cena. Quindi per il momento la bionda svampita vi saluta. Vi do appuntamento al prossimo video e piccolo appunto, viene detto verso la fine del film, un ragazzo verso la fine del film chiaramente a voce alta dice quale ruolo ha avuto in tutto questo. E 10 secondi dopo viene detto da un'altra persona quale ruolo quel tizio ha avuto e tutti si sconvolgono, come se non l'avessero sentito prima urlarlo, come se io adesso dicessi: ma perché succede questa cosa? Visto che io ho fatto questo, questo, quest'altro, nessuno mi ascolta. Dopo 10 secondi, un tizio qualunque, lei, Morgan, lo dice a voce alta e la gente l'ascolta. Cioè, io queste cose qui non comprendo. Io non lo so se nel doppiaggio originale quel tizio l'aveva detta a voce bassa. Nel doppiaggio italiano urla la sua colpevolezza. Solo nel momento esatto in cui un altro ridice un'altra volta che questo è colpevole, allora la gente si gira verso di lui scioccata e dice: ma come? Ma ragazzi, i film li fate col culo? Non lo so, io non ho capito. E poi veramente ripeto, andavo a Lucca Comics a vedere i cosplay e sono fatti anche molto meglio. Quindi vi risaluto un'altra volta, un bacione, ciao al prossimo video.